Boh, mi ha dato la bella notizia. Qui abbiamo un uomo fortunato, a quanto pare. Beh, diciamo, sta iniziando a girare bene. È in positivo adesso, immagino. Sì. 650 fish. Ho appena puntato 200. 650 in positivo. Sì. Non è tanto, ma è un buon inizio. Insomma, piano piano. Beh, ha portato fortuna la mia presenza, no? Eh sì, Bob, eh sì. Ecco, ancora. Ancora. 36 rosso? Ho visto ma... No, 16, no, 16 rosso. 16. Beh, altre ha 300 preso fish. Qualcosa. Sì, 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 sì. Perché troia. Ma cosa, riproviamo cosa, con la strategia cosa può che essere ti dicevo che fa prima, male, ma... raga? Giuro. Cioè, se Mark ha detto che esce un numero random, com'è possibile che vincano così tanto? Del 16. Sì, devo aggiornarti di una cosa. Senti, è l'1:21. Tra 8 minuti diciamo che le puntate si alzano. Ah, interessante. Sì. Bene, da lì bene, lei è costretta a puntare almeno... Quanto sta puntando ora, mi ricorda? Qui ora al massimo è 100 per puntata. 100 ok. Fish. Sì, dall'1:30 diciamo che può puntare anche 700, 800. Forse bisognerebbe 800, sì. Bloccare okay. Che possono intanto, puntare a casa. Intanto, scusi se la interrompo, oh, cosa barone. Le dicevo? 26 nero, doppia vincita, di nuovo. Ah, di nuovo, complimenti. Ci sto ingranando, cazzo. Signori. Hai visto, Dicky? Ho visto, un uomo fortunato, sì. Molto fortunato, signore. La gara di vincere così... sempre dietro l'angolo. Sono su dell'iscrizione, mi sono rifatto i soldi dell'iscrizione e $150. Ci ho pagato anche lo champagne, ha visto? Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. È una serata fortunata questa per lei. Il signore continua a vincere. Ah, si è stato un taglio. Ma poi se in giro a rompere i coglioni, voi state perdendo tutto. Mica è colpa nostra. Stiamo perdendo tutto quanto. Questi bastardi continuano a vincere. Non so bene come facciano, ma vincono. E comunque, cazzo, ma non ti sei cambiato la giacca? C'è ancora il topo. Impossibile. Mi sa che questo sei tu, in quanto comunque hai le stesse mutande da due giorni che siamo qui. E saranno ragazzi, non è momento di discutere di questa stronzata, ok? Cacciate questo topo del cazzo e cerchiamo di mettere sotto torchio questo qua, ok? Mettiamoli per... No, sparare qui. Se non lo fai scappare. È tutta rovinata la sì, comunque gioca nero e rosso, ma intanto il nero e rosso lo prende sempre, raga, sempre. Cosa è successo, Garrett? Ti faccio girare i coglioni questo che continua a vincere. Tutta la situazione. Perché? $18,000, Thompson, $18,000. Di cazzo, ma che problemi hai? La ruota, non è che posso farci qualcosa. La ruota? Tu le montate queste merdate qua sotto, e quindi tu dovevi gestirti queste merdate qua sotto. Io non posso sapere chi vince, non è che ho i poteri magici. La cosa è a caso, a quanto pare abbiamo dei bastardi molto fortunati che vengono. Dobbiamo truccare i tavoli, per forza. Sì, bisogna truccarli. E quando lo volevi fare, dopo che abbiamo perso 20.000 bigliettoni? Sinceramente non li ho mai truccati. Il problema è che al momento è casuale, eppure vincono tutti quanti. Nicky, tu abbiamo sempre detto che ci siamo sempre fidati dei tuoi metodi, ma vanno cambiati, ok? Ancora questa storia. Rifallo ancora. Ridillo ancora. Ma sei impazzito? Stupido elefante di merda, ridillo ancora. Che sono ma gli hai sparato ridillo. Addosso, ma sei impazzito? Sì, fare un altro proiettile se continui a fare questo. Ma sei pazzo, Garrett. Ma ti sei bevuto il cervello. Chi è sporco, Bob? Chi è sporco, Bob? Dillo ancora. Chi è sporco? Garrett, ma sei impazzito? Bastardo. Oh, beh, fermati. Garrett, ma che cazzo fai? Ma sei impazzito a sparare addosso? Ti ha rotto il cazzo, Bob. Stai esagerando, te lo dico. Ma sparargli addosso così? Ma che cazzo ti nella gamba, cervello? Così forse l'elefante inizia a zoppicare un pochettino. Ma lo potevi ammazzare. Ti ha no, solo grazie a Dio so prendere bene la mira e non si è fatto niente. È a terra, guarda. Mica, sarebbe clamoroso, tipo, vabbè... Farlo andare randomicamente, ok? Però con la possibilità di scegliere quando vuoi tu i numeri che escono. Mettersi tipo, che ne so, uno qui, dall'altra parte una cabina di regia con tipo robe elettroniche così, quindi bisogna comunicare velocemente con la radio, tipo, ho messo su questo, minchia, prendi e cambi. Solo se voce di base va bene, però quando ci sono questi balenoni qua che stanno, minchia, vincendo a profusione, truccatina posto, rapida, no? Velocemente, truccatina rapida e li mandi sì, in bancarotta, se stanno esagerando. Si mette uno qui a parlare a voce alta. Hai puntato su questo? Un altro che sente da lontano prende la radio. Ha puntato su questo. Pum, si cambia. Via. Sono 9.350 totali. Ok. Venga un secondo. Un secondo. Passo le fish. Sì, sì, sì. Apro la casa forza. Mi può aspettare fuori. Apro questa e le porto. Ah, sì, sì. Quanto vuole? 4.000 dollari. Aspetti, le do le fish intanto. Okay, così le deposito. Sì.
ci sono gli sceriffi che esca dal retro. Sì, sì, sì. No, quel brutto grattone di dopo. Allora, le do i $4,000. Ok, ecco lei. Se mi dà le fish. Le do la rimanenza, sì. Okay. Perfetto. Ok. Ok. Giornata fortunata oggi, giornata fortunata. Già, già, mi dia okay. Solo un secondo. Se si levi la maschera ed esca dal retro. Esatto, okay. Esatto. Va bene? Ok. Perfetto. La ringrazio, arrivederci. Allora, grazie a lei, arrivederci. Aiutami Niki, c'è un agenti, che succede, agenti? Urra. No, niente, hanno fatto un giochetto. Licenziamento di uno dei miei uomini, è festa, è festa. Salve agenti, come andiamo? L'ho distrutto. Buonasera. Ah no, prendi da bere e usciamo, dai. Peso del corpo. Sì, sì. Zitto, è solo invidioso allora. Della potenza che possiedo. Ma quale potenza? Si è una potenza. Peso del corpo. Forza, radiale, forza, incredibile. Ho una leva nel mio braccio. Sì, sì. Potrei sollevare... $150, dai. Ci prendo, venga. Per quello del municipio? No, per quello giusto. Minchia, ci spolpano. Salve. Salve, salve. A cosa dobbiamo la sua visita? Sarò con il ragazzo qui. Ah, gli hai spiegato un po'. Sì. Interessato. Interessato. Gli hai spiegato anche... Sì. Il fatto che... Ok. Beh, non si vede che aggiunga altro, allora sì. Sa già tutto. Lei è il... lui è il signore, lui è il signore che mi dicevi prima, giusto? Come le prende dal sì. Ok, ok. Non ci siamo forse mai presentati come si doveva. Io sono Dwight, è un piacere, tutti piacere. Mi chiamano Sparco. Niki Conway, mi chiamano Niki. Niki, perfetto Niki. Sono contento che sia interessato al nostro parco giochi. Sì, beh, io ne ho di passioni nel cassetto. Alcune purtroppo non hanno mai avuto modo di sfogarsi, purtroppo. A quanto pare forse questo purtroppo non è più purtroppo. Ottimo. L'importante è che rimanga una cosa tra noi, chiaramente. Lo so, se no le voci girano e poi dobbiamo chiudere. È chiaro, è chiaro. Beh, siete in una botte di ferro. Il casino al momento è chiuso. Apriremo direttamente di nuovo domenica. Ma sei interessato? Io lo posso già dire, può presentarsi. Come penso le abbia già detto il mio collega, $1,000 l'iscrizione settimanale. Dopodiché, certo. Ogni fish è $1 e può giocare liberamente. Tranquillamente. Nessun limite di puntata, niente. Ci sono dei limiti di puntata in base al tavolo, sì. Ma può giocare okay, quanto vuole fin quando non chiudiamo. Non c'è nessun problema. Chiaro, non è un problema, comprendo bene. Siamo qui per giocare, non per. Esattamente, non per fare amicizia. Chiaro, chiaro. Vi ringrazio allora. Grazie a lei, grazie. Piacere. La compagno. Un grande piacere. Venga. Scusa, mi sai dire perché stavi zoppicando prima? Che è successo? Vieni fuori. Ti ricordi quell'infame, quello biondo con cui mi stavo picchiando lì prima fuori all'asta? Sì. Ci sono andato a parlare. Quel figlio di puttana mi ha sparato alle spalle. Ma stai scherzando? Dove ti ha colpito? Dove cazzo ti ha preso? Spalla destra. C'è la giacca, non lo vedo il buco, cazzo. Ma mi sono cambiato, se vedi. Ti ha preso per bene? O purtroppo sì. Porca puttana. E te l'ho detto che devi stare calmo che con certa gente. Non... Ma questo figlio di puttana aveva un'arma che era diversa. Grazie Pogba per i 26. Grazie bro. Che arma aveva? Era non lo so, simile a questa. Quella canna molto più lunga. Mi diceva cose di qua, tu non sai. Non lo so se fosse una revolver vera e propria, ma credimi, quel cazzo di proiettile mi ha bruciato dentro. Ti giuro, è stato dolorosissimo. Cazzo, mi è capitato di prendere altre volte i proiettili, ma quello veramente, non lo so, non neanche il tempo di accorgersene. Direi che è il caso di stare attenti, ok? Non scherzare troppo col fuoco. Ricordati questo lavoro da Sparco, quanto so. Qual Sparco è la nostra priorità? Questa è la nostra priorità. Va bene, però se uno fa tanto lo spavaldo, è giusto che ogni tanto venga raddrizzato e messo al suo posto. Ma però ti era raddrizzato lui, se non ho capito male. E sei tu che sei stato messo al tuo posto. Mi ha sparato alle spalle. Ma c'è gente questa ti serve una mano. C'è questa macchina del cazzo dietro. C'erano delle persone. Non lo so. Sono quelli del Muay Thai, no? Altri problemi. I miei amici. Li sto dietro, non si sa mai. Signori, tutto a posto? Volete entrare a bere qualcosa, signori? Non ho capito, mi perdono. Volete entrare a bere qualcosa? No, abbiamo già bevuto. No, stiamo facendo i cazzi nostri. E se volete accomodarvi dentro, entrate pure. Perché vogliamo andare? Bere qualcosa? Prego, prego, venite. Non so che cazzo abbiano in mente, ma non mi piace. Ah, ecco, domani devo comprare per forza un'arma.
Vorrete mica stare in macchina, è scomoda. Questo sta al caldo. Arrivederci. Oh. Non posso bere. Fai uno sconto ai signori, Bob. Sì, gliel'ho offerto. È per qualcosa da mangiare. Mi piace bere a quest'ora. Però questo te lo pago. No. No. Sono testo o toast? Test toast. Non prendere un dollaro dei signori, è tutto offerto. No, non prendo un dollaro. Anzi, vi dirò di più. Vi dirò di più. Pure un bel giornale. Dov'è il vostro amico? Solitamente siete sempre tutti insieme. Ah, quello è sempre a femmine. E poi quello è amico? Mi ha rotto le... Mi ha rotto la camicia rosa, non so come si chiama. Adesso mi scuso il nome. Vito. Questo Bob ce lo sa. Come si chiama? Questo si è fatto già la nomina, il coglione. Beh, diciamo che con lui non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, però... Mimmo, ma... Posso dirti una cosa? Che c'è? Sai chi è il più grosso in città? Perché continui? Sono io il più grosso, ricordalo. E dai, leva quelle spalle larghe. Tu sei solo un ciccione. Mimmo, non mi fare... Non mi fare andare al di là del bancone, ti prego. Senti, se vuoi ti tiro dal colletto e ti butto da questo lato. Bob, non scaldiamoci, signori, manteniamo la calma. Che Bob, ma veramente devi trattare così? Dove è andato? Non lo so. Che cazzo è? Si è volatilizzato. No, no, è là. Non lo è dimagrito. Bob, non fare cazzate, dai, Bob, non fare stronzate. Vai, minchia, ma sempre a pugni deve finire. Allora, Bob, porca puttana. Bob, non iniziare, Bob. Difenditi. Bravo, Mimmo, vai. Vaffanculo, Bob, vaffanculo. Vaffanculo, Bob. Vai. Fagli vedere chi è che alza più piedi. Non posso credere, che figura di merda, Bob. Questo è per ieri, bastardo, che mi hai colpito mentre avevo le braccia bloccate, che non potevo muovere perché ero stanco. Bene, trova il modo di trascinarlo fuori e chiama il dottore, dai, buttalo fuori da qui. Ve lo voglio vedere qui mezzo ai... Poveraccio, oggi è una giornataccia per lui. Lo tocco, lo sai, non lo tocco, lo visito bene, faccio il visito legale. Deve capire che sono io il più grosso. Una mano, Garrett, è troppo pesante. Dai, che ce la fai a prenderlo, sei troppo forte, sicuro. Oggi è proprio una brutta giornata per lui. Vai, trascinalo per bravo. No, trascinalo. Ma Iano è il numero uno, ma cosa sto vedendo? Bravo. No, vabbè. Trascinalo. Attenzione al muso, fai attenzione al muso. Benjamin. Minchia, Benjamin deve solo camminare, non riesce a stare dietro. C'è quello che fai... Tu pensi che noi siamo stupidi? Eh? Non continuo a non capire. Te lo faccio capire meglio. Tu pensi che noi siamo persone stupide? Ripeto, che se è più esplicito, allora, forse riesco a capirlo. Ti sei fatto prestare la macchina di Marshall per 200 fottuti dollari. Sei passato con quel ciccione di merda e hai sparato a Vito. Ora io cosa dovrei fare secondo te adesso? Aspetta, caro, sta dicendo la verità. Non so, forse si sarà confuso con qualcun altro. Non mi pare. Dai, io per queste cose ho poca tolleranza. Forse siamo partiti, come dici tu, col piede sbagliato, va bene. Come gli stessi proiettili che sono ancora belli che conficcati nella nostra porta, giusto? Non è colpa nostra. Ah, non siete stati voi, con quella macchina rossa, giusto? Non eravate voi, infatti. No, qualcuno sta cercando di incastrarci. C'è una macchina rossa parcheggiata dietro al nostro merda del locale. Ed è la stessa macchina che poi dopo ne è stata denunciata da parte vostra, da parte dello sceriffo, giusto? Poco dopo che ci hanno sparato addosso. Stai facendo troppe supposizioni, secondo me, Garrett. Minchia, ha sfondato il pavimento, io, no? Esatto. Di fatto. Come comparso quel pedo ha sfondato il pavimento, raga? Spara da Vito, perché? Non è un motivo valido che puoi dire a caso che noi ti abbiamo sparato allora. Non capisco perché continui a insinuare qua, ciò. Bimbo, non è finito qua, bimbo del cazzo. Vaffanculo, Bob. Sei il mio peggior nemico, Bob, ok? Anche tu. Quindi, mi dispiace che è vostro fratello, giusto? Così si chiama. Sì. È vostro fratello, presumo, no? Diciamo che siamo molto legati. Sì. Lo chiamerò vostro fratello per comodità. Vostro fratello deve capire che alcune volte quelle parole ci devono andare leggero. Voglio semplicemente dire che il modo in cui lui si è presentato con supponenza non mi è piaciuto. Ma ciò non significa che sono stato io a spararlo, Garrett, come tu dici. Senti, Mimmo, fai parlare il capo, se deve parlare. Chi è il capo? Quello alla tua destra. Sì, ma il mio capo ha la bocca secca al momento, parlo io.
Sappiamo per certo che sei stato tu a sparare a Vito oggi. E cosa ti hanno detto? Sentiamo. Che hai pagato quel furgoncino, quel mezzo, $200. Quello è vero. Lo volevo provare perché volevo comprare un fuoristrada anch'io. Volevi provare anche a sparare, immagino, quindi. Ripeto, io non capisco perché mi state dicendo che io sono, diciamo, l'artefice di un determinato gesto come quello. Perché ti hanno visto persone e ovviamente sappiamo che sei stato tu. No, non te lo direi, guarda, me ne sto fottendo. No, ma guarda, mi dispiace che si pensi ciò, però non è così. Non è così, va bene. Questo secondo me la finisce fermato molto rapidamente. Ho questa, sensazione. Mi dispiace che voi pensiate così, ma lo modo di me, tanto che sono stato il primo a offrirvi qualcosa appunto per poter pacificare gli animi. Di certo che dire che lei... io sono uno che spara addosso alle persone non è tanto simpatico. Ma anche lei ha pensato che eravamo noi che gli abbiamo lasciato i proiettili sul muro del locale. Esatto. Cos'è che diceva? Ma lo sa, cosa le ha detto? Di vendere gli alcolici a $20? E così e basta, come dico io, perché qui ho deciso così io e bla bla. No, lui non ha deciso un cazzo. No, no, l'ha detto. Io non ho scritto su WhatsApp, non riesco a parlare, mi fa troppo ridere, Garrett. Ha detto semplicemente che tra locali, precedentemente, dato che voi siete arrivati dopo, abbiamo preso degli accordi. E per non pestarci i piedi, lo vendiamo tutto allo stesso prezzo. Ma in che senso? Se poi non voi lo so, volete comprare per $1, 2, 3, 5, 10. Sono buono, non coglione. Il modo in cui l'ho detto è stato ben diverso e l'impostazione era differente. Un conto è proporre come hanno fatto altre persone con noi, un conto è imporre come ha fatto lui. Speriamo, me lo auguro. Va bene, noi ci leviamo dal cazzo, va bene? Ma va, ma che non disturbate, siete sempre benvenuti. No, abbiamo anche da fare. Che noi non stiamo mai fermi. Ma sopra ho visto che avete allestito bene dei tavoli. Sì. Ah, sì. Dei tavoli. Solo tavoli. Solo tavoli. Basta. Non sono solo tavoli. Sono tavoli da gioco. Solo tavoli. Bene, vai a guardare. Sono solo tavoli. Non c'è nient'altro. Solo tavoli. Solo tavoli. Non so cosa hai visto. Mi ma io sono entrato. Ma tavoli normali con delle sedie. Ma sono entrato 2 giorni fa. Erano tavoli. Sei immaginato, col credo tappeto... che sono tavoli normali. Togliamo il ma come scusate l'invito dopo che stanno ammazzando con me. Buona serata. Arrivederci signore, arrivederci. Bisogna aprire. Non posso uscire. Dopo che li stanno ammazzando con mezzo, secondo voi l'invito nella bisca. Ciao, bimbo. Ti ha suonato per bene prima, eh. Ti ha suonato per bene. Non so che cosa è successo. Per colpa tua, non sono al massimo della mia forma, è chiaro. Mi hai sparato al ginocchio. Quindi cosa mi hai imparato oggi, Bob? Senti, Bob, perché non puoi dire questa cosa a Nicky?